nel governo propongono, in occasione delle elezioni politiche del 1953, una legge elettorale che è passata alla storia come legge truffa. La Democrazia Cristiana, bocciata dagli elettori, deve rinunciare ai suoi propositi antidemocratici. Il PC raggiunge il 22,7% dei consensi. La forza e la penetrazione dei comunisti tra gli italiani si accresce di elezione in elezione. Mentre viene meno lo slancio riformatore dei governi di centrosinistra con la partecipazione del PSI, permane nei confronti dei comunisti la preclusione rispetto al loro diritto a governare il paese nell'ambito dei partiti democratici. Tutto ciò mentre nella società italiana vanno maturando nuove istanze, l'agricoltura di Piazza Fontana, stragi fasciste e assassini insanguinano per molti anni il paese, da Brescia all'Italicus, alla stazione di Bologna. L'esaurirsi. Il PC non era però solo una questione di politica internazionale. Era fatto di uomini e donne in carne e ossa che, fieri di una storia di sacrifici e conquiste, avevano fatto dell'Italia un paese democratico. L'esperienza dei comunisti italiani non poteva essere liquidata così. Al congresso di Rimini, mentre il PC si trasformava in PDS, Armando Cossutta, Lucio Libertini, Sergio Garavini ed Ersilia Salvato danno vita alla nuova casa dei comunisti. Io non mi sento testimone di un fallimento, perché il comunismo, l'ideale comunista, non è crollato con il muro di Berlino. L'idea di autonomia e unità che aveva fatto crescere e caratterizzato Rifondazione Comunista nel corso degli anni 90 viene a scontrarsi con la scelta di Fausto Bertinotti, che il 9 ottobre 1998 decide di far mancare i voti al primo governo di centrosinistra. I comunisti italiani, con Armando Cossutta, non sono d'accordo. Presenti e votanti 625, maggioranza 313, hanno votato sì 312, hanno votato no 313. Noi saremo sempre leali nel nostro impegno unitario, ma saremo sempre comunisti, e come comunisti continueremo la nostra battaglia e difenderemo la nostra identità. I comunisti italiani hanno compiuto una scelta strategica, un'opzione di fondo, che è quella di essere, come Togliatti ebbe ben chiaro sino dal 1944, quella di essere un partito non propagandistico, non estremistico, non parolaio, non dunque una setta, ma viceversa appunto un partito politico. Avanti al popolo, alla risposta.